Buongiorno bella gente, benvenuti nel mio canale. Oggi vi porto con me a Cera, nella comunità valenziana, lontano da Valencia all'incirca 90 km. Prima di entrare a Cera c'è una stradina che si sinistra per andare direttamente a Los Chorreros e la cueva della Garita. Io sono andata a Andiamo fare un giro cari. nel paesino dove ti porta Google Maps, però dove ti porta Google Maps non puoi arrivare da nessuna parte. Sono tornata indietro perché avevo visto questa stradina. Comunque vi porto con me in questo viaggio dove potete scoprire tre posti fantastici, meravigliosi all'intorno di questo paesino che si chiama Cera. Come vi ho detto, un paesino lontano da 90 km da Valencia, facendo una bella camminata. Io infatti il giorno dopo non mi muovevo dal dolore di piedi che avevo perché veramente c'è tanto da camminare. Ma la cosa più bella è che a ogni posto dove andate o dove sono andata, comunque ci sono dei posti per fare il picnic. Comunque un posto meraviglioso, disegnato bene, indicato bene, non c'è nessun tipo di pericolo, ci sono le scale fatte al modo naturale con le pietre, ma molto bello, indicato veramente bene, non vi perdete assolutamente, ve lo dico io che mi sono persa 1000 volte in vari posti, ma questo è veramente indicato molto bene. Facendo la camminata arrivate dove c'è la cascata, passando la cascata potete andare o visitare direttamente il castello che c'è su, ma io ho scelto di andare prima ad arrivare da dove arriva proprio la cascata. Spettacolare, spettacolare vista, meravigliosa, acqua gelida ma pulita, stupenda, io infatti l'ho bevuta, è molto buona. E ho sbagliato, l'unica cosa che dovevo portare con me delle bottiglie per portare l'acqua della montagna. La vista veramente è spettacolare. Sono due sentieri, due stradine, una vi Andiamo porta sulla su verso destra. il castello e l'altra vi porta verso Las Cuevas, che si dice così in spagnolo, ma in italiano sono le grotte. Bella gente, se vi piace questo video, se vi piacciono i miei video, mi raccomando, lasciatemi un like, iscrivetevi al canale, attivando la campanellina così vi arriva tutta la novità e soprattutto mi sostenete, a voi non vi costa niente, ma a me mi cambia tanto. Comunque, io ho scelto il percorso per andare alle grotte. Ci sono due grotte, una sopra l'altra, una più piccolina e l'altra più grande. Non sono entrata, non me la sentivo proprio di entrare, e poi ho paura dei posti così troppo scuri che non c'è nessuno, preferirei di no. Ogni tanto anch'io ho il buon senso. Comunque sì, sono veramente molto belli, bellissima vista, davvero. Neanche Cali ci Andiamo. prova a entrare. Cosa c'è qua? Vieni Cali. Per tanti Particolare. probabilmente è un Vai, vai, svantaggio, ma per me è un grandissimo eccola. vantaggio, è quello che non ho trovato nessuno, ho trovato solo una coppia che camminava, che l'ho incrociata in vari punti, infatti hanno fatto la stessa cosa che ho fatto io, e altre due persone. Invece, quando sono andata all'altra cascata, ho trovato due ragazze che stavano prendendo i soli in topless, sciallatissime, per farvi capire il posto come tranquillo. Si vede che sono le ragazze che vivono nel posto. Come vi ho detto, non ho avuto così tanto coraggio di entrare perché la Profondissima. vedevo troppo scura. Poi non lo so, È molto la mia profonda. curiosità si è fermata all'ingresso. Comunque, per gli italiani che vivono a Valencia, se vogliono delle informazioni, vogliono che gli do qualche dritta, basta scrivermi o su Instagram o su Facebook, oppure scrivermi direttamente
qua su YouTube, sono alla vostra disposizione. Invece adesso sto incamminando verso da dove arrivo, da dove cade o scende la cascata. Sono salita proprio in su, il puntino dove si vedeva all'inizio del video. Veramente bellissimo, mi sono sentita Heidi. È stupendo. Dopo un bel po' di riposo ho deciso di fare la camminata verso il castello o il resto del castello. Il castello di cera, che è stato costruito dai Moravitin, che sarebbero i miei bisnonni, credo. È stupendo, bellissimo. Dopodiché sono andata al Chorreros della Castellana, come vi ho detto che ho trovato le due ragazze sciallatissime, bellissimo anche questo. L'unica pecca che è la strada è sterrata, quindi con tanta pazienza, molto 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 piano sono riuscita ad arrivare, perché era tutta in discesa, e però ne valsa la pena, perché è stupendo, davvero meraviglioso, bellissimo bellissimo davvero. E poi ho finito il mio giro, sono andata al camping del pantano, e il pantano sarebbe il laghetto. Maria, dove si può campeggiare e fare anche le grigliate. Ci sono 2 o 3 famiglie di là. Il pesce. È splendido. Sto cercando il punto più bello per sedermi. Io ti sento potentissima. Gente, se vi piace questo video, se vi piacciono i miei video, mi raccomando, lasciatemi un like e iscrivetevi al canale, così vi arriva tutta la novità. E soprattutto sostenete il mio lavoro, seguitemi su Instagram e Facebook. Bella gente, al prossimo video e alla prossima avventura. Ciao a tutti e buona giornata.